succede, no? Cioè succede che noi a un certo punto crediamo di non essere visti, no? Siamo lì ma ci vedono tutti e siamo, pensiamo che utilizzando quel mezzo siamo difesi in qualche maniera, cioè non possiamo farlo. Bello. Cioè noi lì lo possiamo fare in questo guarda Antonio sei un mito Lorenzo anche lei applauso Lorenzo sì. Per avevo Alex Sara Amadeo lei che non il personaggio felliniano sì. Però ci devi anche far capire sì. E chi sono questi scusa no dovete capire ah dobbiamo ah no, sì, lui sì, lui è. Ma questo allora è Marazzini. No, questo è il giornalista, amico tuo. Questo è il collega tuo. Ma io non capisco, Gaetano Savatteri. Non lo capisco, sì, tu lo capisci? No, scusa. Hai capito chi sono? Massimiliano non ancora visto. Pare Giovanotti, che ne so? No, questo forse è Cristiano Marazzini. Il giornalista no. Amico tuo quello che stava qua, scusa, non è gigantone. Chi è? Cristiano Marazzini. No, è Savatteri. No, non ce la facciamo. Noi stiamo provando l'interrogazione in merito, ma. Questo è il professor Berna, quello che stava lì, no? Vero. Questo è il professore, l'altro è Cristiano. È vero, c'ha ragione. Questo è Berna, c'ho ragione io, ragazzi. È brutto per avere sempre ragione. Amici. Quanti amici che vedo questa sera, siete bellissimi, vi voglio tutti quanti bene. E poi Gerardo Cagna di Cargiulo mi aveva chiesto una cosa, ma io ti do soltanto 30 secondi, Gerardo. 30? No, 60, no, non fare. Che momento di cinema. No, no, fantastica, ma lei chi è? Filippo è qua. Allora, lo trovate in libreria, lo trovate a qualche giorno in libreria. Ho sul sito della Monica momento di cinema strano edizioni o sui sì. Mario Zamma un altro amico grande che io ho visto lo conosco da anni ho visto che era un bambino allora io intanto ti ringrazio perché comunque fare un libro su questa argomentazione sicuramente è un grande evento ho capito Marco quello che cerco di fare io anche con gli spettacoli è quello di raccontare quello che sta succedendo e questo è un argomento che ultimamente sto trattando allora una cosa che guardalo credo non sia venuta abbastanza cioè, in luce quello che ha detto Marco è più che un caso di psicologia questa è una dura durissima verità. Il concetto è che io sono convinto invece che quello di cui tu stai parlando in questo libro succederà. Dickens, che già negli 80 ha ipotizzato qualcosa in un giardino, non ricordo bene il titolo del libro, io sono sicuro che questo mondo farà crack, perché così non si può andare avanti. E lui mi ha fatto capire un po' di caso di perché io veramente sono assolutamente, insomma, non conoscevo molte cose, però stavo lì, sono stato da Michelino, poi ho fatto, come dice la dottoressa Mozzanti, e ho fatto delle ricerche anche con internet, assolutamente utile, e ho capito determinate cose. Io ti ringrazio qui pubblicamente per avermi fatto capire queste cose. E tutti mi chiedono, ce l'hai la foto di Michael Jackson col principe? Sì. Ce l'hai la foto di lui mentre canta? Ce l'hai l'immagine di lui mentre canta? Sì. E questo non ha interessato a nessuno. Quando poi per caso ci è stato mandato in onda da Bruno Vespa da Porta a Porta, dove io lavoro parlando degli anni 80 e 90, il mattino dopo mi ha chiamato Gian Liriotto dicendo alla Columbia University vogliono questa intervista, questa intervista dura un minuto e mezzo, io stasera l'avrei voluta mostrare, ma non è stato possibile. No. Perché sembra un profeta, cioè Michael Jackson, quando dice no, Michael Jackson, figurati, ha detto su internet delle cose. Prima di tutti, che infatti mio figlio pure si è stupito, diceva non è possibile, eppure ce l'abbiamo registrato io. Tu anticipi, hai anticipato i tempi anche questa volta con Michael Jackson e con internet e io l'ho fatto apposta perché così alla prossima presentazione del libro tu torni e io faccio vedere quel tuo diciamo pezzo unico, quel tuo scoop con Michael Jackson che parla di internet, va bene? Ed è un po' superato. Ulteriore pillola di saggezza di Alex Partexano perché io mi dimentico. E la constatazio, l'eleganza è un dono. Ecco, no, adesso sto facendo il video. Oh, sì, ecco per qua.
mentre Antonio firma. Antonio firma. Va bene. Antonio non uscirà vivo da qua. Madonna, ma c'ha un da fa. Sta a firmare. Ragazzi, dice il mio nome e cognome perfettamente. Dovete comprare tutto il mondo senza internet di Antonio Pascotto. Vorrei comprare il libro del dottor Antonio Pascotto. Guarda, noi lo abbiamo già, eccolo qua. Ecco, se gentilmente mi fa una dedica. Ma questo è il mio, però, scusami. Non è importante. Sta scroccando il mio libro, capisci? Pur di non spendere. No, non è il minimo. 15 euro. Sono famoso per essere generoso. 15 euro. Ma io lo pagherò 20. Ammazza. Ma io sono già all'asta, capito? Sono generoso, capito? Vabbè, ma quindi a chi lo fa adesso, scusa, l'autografo? A te o a me? Lo deve fare a me. Ma questo è il mio libro. Io te lo ricompro a 20 euro. Ma non mi sembra una cosa intelligente. Ma io fai bene a chiamarlo Max. Come mi chiami? È delizioso questo duetto. Questo duetto? Sì. Posso fare una dedica? Povero Sonio, sì. È una persona guarda, seria. No, inquadra, io devo fare non adesso. Non è vero, ma questo è un lavoro, Antonio. Oh, l'ho presi per tutti gli studenti della mia famiglia. Sì. Beh, è venuta anche a festa. Li ha comprati per tutti gli studenti della sua famiglia. Sì. Ha speso una barca di soldi. E io la ringrazio infinitamente, è stata molto carina. Quindi il trolley serviva ai libri? Sì. Certo, perché è arrivata col trolley. Ma vi rendete conto? Fantastico. Allora tu ti fermi a mangiare, devi assolutamente mangiare, di che ti devono dare tutto quello che c'è al buffet, perché tu hai speso tutti i soldi. Ascolta, dove lo compro io il suo libro maggiorato a 20 euro? Abbiamo applaudito sempre. Certo, e soprattutto abbiamo riso. Abbiamo stabilito che è stata la presentazione più naif degli ultimi 30 anni. Meraviglioso. Se naif è una bella parola o è una cattiva parola. Se naif è una bella parola, naif sono io e naif sei pure tu. Certo. Ma se naif è una cattiva e una male parola, naif è bello, no, allora te candidato alla conduzione di un programma, ma veramente mi hai sorpreso, mi hai fatto morire, io ti conosco ma non potevo immaginare. Qualche personaggio molto naif, tipo i tre occhiali, vedi, tipo i tre occhiali, il tre occhialuto, il musicista, l'avvocato non si spegneva più, stacchiamogli la spina. Perché poi noi ci siamo abituati a Pascotto che parla da paura, ti fa divertire, fa tutto, è fantastico, e non è facile tenere però il suo naif, vuol dire fuori dall'ordinario. Pensa quanto è difficile bloccare Gerardo Carmine Gargiulo. Ma dove hai trovati questi? Gerardo è un cantante, lui faceva una canzone che si intitolava Avellino, un disco Avellino Express, è una canzone dedicata alla città di Avellino, e una che diventò famosa in Italia che si chiamava Una gira sul Po. Lui la scrisse, una bella canzone, lui non era mai stato sul Po e scrisse però Una gira sul Po, che ebbe successo, un disco prodotto da Alessandro Colombini. Ma fatte pagare, scusa, qui siamo per il tuo libro, ma insomma. E ho fatto promozione agli altri, io faccio promozione. È bravo quello, il mondo senza, comprate i dischi, non comprate. No, ma non è vero, comprate il libro di Antonio Pascotto, io l'ho comprato, fate come me anche voi, ed è fantastico, interessante, lui è un mito. E troppa pubblicità, gli altri. Questo è meraviglioso. Roberto sta a Copenaghen. Sta a Copenaghen. Sta sulla nave e sulla isola. Dice che non è a Copenaghen, dov'è? Porto? Danimarca. Parla più forte. Alex Partexano ha detto parla più forte a Roberto che sta a Copenaghen. Su una nave. Senza internet questa cosa non si poteva fare. Esatto. Allora quindi internet non è che massacriamo internet. È vero che abbiamo avuto ospite alla presentazione una criminologa, però non è che abbiamo ucciso internet. Però abbiamo evidenziato una serie di cose che vanno, secondo me, evidenziate in un momento particolare della nostra esistenza. Ok? E questo è. Intanto lei continua a far vedere dove sta il tramonto di Copenaghen. Sì. Noi siamo invidiosissimi. Noi siamo invidiosi di Roberto. E i complimenti di tutti quelli che hanno partecipato alla tua conferenza stampa, che hanno detto anche di utilizzare questo libro come lettura per i ragazzi nelle scuole. Sono rimasto veramente molto contento. Questa è una cosa, è la cosa che mi è piaciuta più di tutto. Hanno parlato tutti in maniera entusiasta. Abbiamo detto è un fuoriclasse. Nemmeno lo volevo fare. L'avevo scritto per me. E meno male che lo hai regalato anche a me. Attenzione, perché mi deve autografare il mio libro, capito? Il mondo senza internet. Questo è il tuo? Questo è il suo. Guarda quel religioso silenzio. No, ma che fai? Te ne vai? No, dai. Guardate i libri, ragazzi, guardate i libri. Comprati dalla professoressa. No, ma fantastico. Per i suoi. Ma che meraviglia, grazie Antonio. Come lo guardo con calma, amore.
noi vorremmo dire che sono le 10 e qualcosa, e Antonio è ostaggio. Sta ancora a firmare, capisci? Sta ancora a firmare le copie. Quant'è? Un'ora che firma copie? Sarà un'ora e 40, sì. Vabbè, giustamente, vuol fare lo scrittore, c'ha tanti amici, eccolo là. Eccolo là, bacia le donne. Giustamente. Col décolleté. E anche senza. Che meraviglia, secondo me lo troviamo a mezzanotte, sta ancora qui a firmare. Vai, Marco Nardo, che capirai. Marco, vai, vai, quei flash. È meglio di nostro operatore. Bene.